Ciao 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 a tutti. Dunque, ho come l'impressione molto molto forte che tra qualche giorno succederà un grandissimo casino nella mia vita, e quindi questi sono gli ultimi sprazzi di luce, poi mi arriveranno un sacco di mazzate come al solito, quindi sfrutto questi momenti di libertà per dire quel che cavolo penso. Dunque, sulla violenza sulle donne io cercherò di essere più obiettiva possibile. E vi dirò una cosa, dato di fatto. Non faccio nomi, però una ragazza aveva fatto un video contro la violenza sulle donne. Lei la pensa così, lei la pensa così, non io. E un commento negativo era di un tipo che aveva scritto: video stupido, talmente stupido che è al confine tra la stupidità e l'imbecillità, se mi ricordo giusto. Benissimo. Siamo su YouTube, siamo tutti adulti, quindi ci si prende un sacco di parolacce. È così, non so perché, ma è così. Quello che mi ha fatto pensare è solo questo. Voi non lo sapete, perché questo tipo non lo conoscete. Io ho avuto tempo di conoscerlo e tra le sue confessioni aveva detto che lui, una sberla una volta a una tizia l'ha tirata. Bene. E poi va a fare quei commenti pieni di insulti sotto il video di una che fa il video contro la violenza sulle donne. Quindi se tanto mi dà tanto ha un po' la coda di paglia. Ecco, questo è quello che volevo dirvi riguardo ai fatti. Poi, no, io sono una che sfortunatamente quando succedono queste cose inizio a pensare troppo e inizio a pensare anche di notte, perché l'argomento lo trovo un po'... come dire, è sempre in auge, si parla sempre di questo. Che poi ci sono anche uomini uccisi dalle donne, cioè c'è la violenza di tutti i tipi e quindi io sono contro tutta la violenza. Ma quello che mi ha fatto pensare tantissimo è questo. Quindi, cioè, c'hai la coda di paglia, prima di tutto, te la sei presa perché lei ha detto che uomini così non sono uomini, aveva detto anche delle parolacce. E quindi inizio a pensare che forse chi dice subito delle cose molto forti, no? Contro la violenza sulle donne, forse è il primo che, insomma, potendo qualche randellata a una signorina la dà molto volentieri, e non intendo nel senso sessuale, randellata proprio fisica, schiaffone. E poi ci sono state delle mie considerazioni, no? Siccome molte volte molti uomini dicono alle donne: ah, ma tu fai la vittima di qui, tu fai la vittima di lei, io stavo cercando di pensare una cosa. Dunque, parliamo di cose misurabili, misurabili, cose misurabili con numeri. Per esempio, la mia tiroidite di Hashimoto. Io ho la tiroidite di Hashimoto, che è una cosa che si può vedere con una banale analisi del sangue. Infatti, così me l'hanno scoperta, sfortunatamente. Benissimo, ecco, io ho già questi problemi di salute. E voi direte: ma ti vedo normale. Normale è una fava. Perché il cliché dice che io dovrei ingrassare, ma io sono normale, trattino qualche chilo in più, se vogliamo. Va bene, me ne frega un cazzo di essere magro o grassa. Però ho degli altri problemi, tipo i denti, che quando vado dal dentista lui mi fa il conto, io mi metto a piangere. Quindi i denti che fanno anche male delle volte, quindi... Sfiga numero uno. Sfiga numero due è la mia preferita. Quando mi alzo dal letto, se ho mangiato la carne o se ho mangiato roba troppo dolce, la pago tantissimo.
Punizione. La punizione sarebbe che io mi sveglio col male alle ossa. Ma è un male alle ossa, per farvi capire, se voi avete 39-40, avete male a tutte le ossa, ecco, quello è il male. Un giorno non riuscivo a camminare, per questo ho smesso quasi del tutto di mangiare carne e la cosa è migliorata. I miei problemi sono migliorati, sono anche dimagrita, che per una donna, yuhu! Ha fatto piacere. Dunque, non sono stronzate, eh? Sono dati di fatto. Per cui io non ho questa malattia e mi stavo chiedendo, ma io già, con tutti i casini che ho con la mia malattia, col fatto che non trovo lavoro, ma veramente dovrei avere uno che mi rompe le palle, mi picchia perché ha i cazzi suoi, che ne so, mi girano le palle per il lavoro, mi randella, gli girano le scatole per quest'altra cosa, mi randella, ha dei problemi suoi, litighiamo e mi randella. No, no, di vita ne ho una, farò il cazzo che mi pare. Quindi queste sono le ultime dichiarazioni e poi cioè, penso che tra un mese la mia vita sarà completamente diversa perché è proprio un istinto naturale per certa gente che mi odia giocare con la mia vita e vedremo quanto perderò, non vedo l'ora. Credo che perderò 6-0-6-0, dopodiché arriverà il cappotto perché non è tennis femminile, è tennis maschile, quindi mi prenderò un altro 6-0, ma non importa. Io spero solo di non diventare cattiva. Non fatevi diventare cattiva, vi prego. Io non voglio far male a chi mi ha fatto del male. E non voglio neanche far male a nessuno. Ma se proprio devo farlo. Vabbè, un bacione a tutti.